Non sempre nella computer grafica bisogna utilizzare dei tools complessi per ottenere un buon risultato. Ad esempio, qualche anno fa, come augurio di buone feste, creai questo semplice video. La camera scorre attraverso tre scritte e nel mentre piovono dei fiocchi di neve e delle stelline, il tutto condito da una colorazione molto natalizia. Infatti abbiamo il rosso, abbiamo comunque il bianco, il grigio e vediamo infatti questa pioggia di neve, di nevischio molto molto sottile e queste stelline condite anche con un po' di glow e di motion blur. Non è tanto lo strumento che è stato utilizzato, quindi se il tools era molto più complesso rispetto a quelli visti fino adesso. Sicuramente questa tipologia di sistema, questo sistema è facilmente replicabile anche con tools basilari. Quindi non è il tools che utilizziamo per realizzare il de determinato effetto, ma è come viene utilizzato e come ci si arriva. Come ad esempio questo piccolo esempio che vediamo, del quale affronteremo insieme la realizzazione. Naturalmente non vediamo assolutamente niente. Abbiamo una camera posizionata di fronte a delle particles che se andiamo a renderizzare avremo questa sorta di polviscolo nel deserto che vuole andare a simulare un po' il deserto, naturalmente. La sua realizzazione è molto facile, difatti abbiamo un emettitore e un altro emettitore che ci aiuta a creare un po' la sabbia che si alza dal terreno. Vedremo nelle prossime lezioni come poter realizzare questo effetto.